In quel periodo, stiamo parlando del 66-67, studiavo all'Accademia di Brera, però per metà tempo, quindi o al mattino alternativamente o al pomeriggio, frequentavo, lavoravo anche in un'industria di vernici, la Colver di Brugherio, che si trovava proprio a 500-600 metri dalla Villa Sormani. Villa Sormani era abbandonata, sterpi alti, non era aperta al pubblico naturalmente, e quindi io diventai amico del proprietario, che aveva un bar a Moncucco. Enea Stanzani mi invitò a entrare, quindi a vederla all'interno, e siamo diventati amici. A Milano nasceva quello che stavo dicendo prima, la necessità di trovarci, di aggregarci, di trovarci dei gruppi su cui confrontarci, parlare. Avevamo tutti quanti la passione, chi per la musica, chi per la pittura, chi per il teatro. Brugherio, la stessa cosa, avevamo la necessità di ritrovarci, di stare insieme anche noi. E un punto di ritrovo, quindi al ritorno dal militare, fu proprio la casa di un pittore, un piccolo appartamento in via Cavour, di un pittore Ghezzi. Il primo studio storico è stato lo studio Cavour, che era nell'inverno del 69-70, a cavallo fra 69 e 70, e lì si comincia già a lavorare assieme. Dal 31 gennaio, allora si era deciso di fare una mostra. Abbiamo fatto una mostra in biblioteca, non nella sede attuale, ma nella biblioteca dove c'è ora la Croce Bianca, e lì eravamo in un bel gruppetto dove già il fermento, diciamo, di qualche cosa di piacevole, cioè che ha prodotto qualcosa anche di piacevole, dove abbiamo tentato una mostra insieme. Allora era il direttore della biblioteca Massimo Carrisi, il quale così ci ha sostenuto molto, e assessore era Luciano Rossi. Noi abbiamo fatto qualcosa in biblioteca perché mia sorella ha conosciuto Guglielmo Teruzzi e Massimo Carrisi e mi ha detto: ah, sono dei bravi ragazzi e possiamo lavorare con loro. Allora abbiamo organizzato insieme a Vincenzo Canonico, che era un clarinettista del Conservatorio di Milano, quindi conosceva, portava tutti i suoi compagni, eccetera, eccetera. Abbiamo fatto una serata su Mozart, mista, canto, piano, eccetera. E è stata bella, ma ci ha fatto capire che non avevamo nessuna sede per poter fare concerti e cose così. Noi dello studio Cavour, compreso Max, cominciamo a parlare di comunità d'arte. La gente che cominciava a venire in studio, a parte i simpatizzanti, le fidanzate e compagnia, cominciavano a diventare tante per stare in quei due localini, no? Quindi si comincia a parlare di allargare questa cerchia. Io pensavo sempre alla comunità d'arte famosa che mi veniva in mente a Milano, che a fondare qui a Milano sarebbe stato impossibile, però con quella Villa Sormani lì, che è rimasta in sospeso, cominciai a parlare seriamente con Enea Stanzani, e quindi al momento mi aveva risposto proprio che era impossibile, e insistendo così si erano aperte delle possibilità. Mi aveva fatto capire che forse, parlando con uno dei fratelli, era anche d'accordo, però diceva: tu da solo cosa fai? Da solo non faccio niente. Con chi parlo? Con chi utilizzerò? Giulio, per avvicinarmi all'amministrazione comunale. Giulio mi presenta a Carrisi, Teruzzi Guglielmo, grandissima persona, l'ingegner Rossi, e da lì abbiamo abbozzato quella che poteva diventare una bella realtà, un sogno che sarebbe poi diventato realtà. L'idea era quella di raggruppare pittura, scultura, fotografia, disegno animato in un'unica sede. Io andai dal proprietario di Villa Sormani e gli dissi: le faccio una proposta che lei non può rifiutare. Abbiamo una ventina, esagerato un po', una ventina di giovani che sono disposti a fare i lavori. Noi ci abbiamo messo la nostra voglia di fare, quindi la disponibilità nel tagliare il prato, nel togliere le erbacce. Chi faceva l'elettricista aveva provveduto all'impianto elettrico, chi faceva magari era capace di fare un po' il muratore aveva fatto le piccole riparazioni. Gli interventi interni, dipingere, scrostare, rimetterla praticamente agibile, ecco. La sistemazione proprio fisica di locali che erano abbandonati da molto tempo. L'unità d'arte si inaugura domenica 26 settembre 1971, ore 10, no? Sempre alle ore 10 noi iniziavamo. A Carrisi mi ha chiamata per fare il concerto di inaugurazione insieme a un chitarrista. Una volta pronto, sì, siamo entrati dividendoci anche lì in gruppo pittura, il gruppo che si interessava della musica, quindi che insegnava o strumenti o a leggere appunto la musica. Un gruppo teatro che venne da fuori. Poi dal gennaio del 72 in avanti sono state fatte tantissime mostre di pittura e scultura soprattutto, no? Siamo andati avanti. Nel 73 iniziano i corsi di storia dell'arte. Il gruppo trainante di questa sezione di pittura e scultura era composto principalmente, faccio due nomi senza offendere gli altri ovviamente, di Squillace e di Teruzzi, Squillace scultore, Teruzzi pittore, che erano poi gli animatori, unitamente ovviamente a molti altri, molti ragazzi e ragazze che avevano tutti attorno, diciamo, dai 20, dai 17, anzi ai 22-23 anni. E sempre nello stesso anno iniziano i corsi di pittura per i bambini. Il nostro obiettivo era quello di trasmettere quell'entusiasmo perché ai bambini cosa puoi far fare, cioè poi semplicemente porti come esempio e eventualmente però stimolare più l'aspetto poetico che l'aspetto diciamo della capacità di descriverlo oggettivamente. Ecco. Fare la scuola di pittura per i bambini significava in realtà aver lì il sabato pomeriggio decine e decine di bambini con i genitori, quindi chiacchiere, giochi, oltre a seguire l'aspetto più tecnico, se vogliamo, della scuola di pittura o di scultura. Era diventato quel luogo un centro sociale ante litteram, no? Dove non c'erano magari le esagerazioni che si sono viste successivamente. E quindi quel luogo, oltre ad essere un luogo, diciamo, di promozione culturale, era diventato anche un luogo di promozione sociale. Questo qui è l'originale del manifesto del primo spettacolo nostro che si chiamava Il volto d'ebano. Questo spettacolo era fatto da mia sorella Marisa, da Giancarlo Mosca e da Romano Gargani del gruppo Fotografia. È un piccolo unico esempio di collaborazione col gruppo dei pittori, perché Marangoni ci ha fatto il manifesto, che è molto bello. Il volto d'ebano era una cosa a parte, tutto sulla musica africana, l'arte africana, eccetera. Perché in quel momento in America My Davis aveva predicato il ritorno all'Africa. Quindi mia sorella faceva tutto il lavoro letterario, sceglieva i testi, io quello musicale insieme al padre di Sonia, poi lui faceva la colonna sonora e io invece suonavo dal vivo con dei miei colleghi. Poi abbiamo fatto tantissimi concerti, sono venute persone importantissime, è venuto anche Franco Parenti, Gino Negri, i grandi musicisti tipo Pollini, Claudio Abbado, il Quartetto Italiano, eccetera, eccetera. Perché venivano? In quell'epoca venivano perché quando proponevamo, raccontando quali erano i nostri scopi ideali, ci dicevano di sì e venivano. Nel maggio del 72 ci sono state delle serate interessantissime di jazz e swing, no? Con La Swingera, che era uno dei professionisti, e suonava il pianoforte Giorgio Gaslini, uno dei più bravi jazzisti in assoluto. No? Io sono un appassionato di jazz e si vede. Questa serata la ricordo come una cosa eccezionale, perché era strapieno. C'erano ragazzi seduti anche sotto il pianoforte e lui ha fatto una serata meravigliosa facendoci sentire la storia del jazz al pianoforte. Noi avevamo una voglia matta di portare la musica dappertutto, eravamo, ho detto, degli inquieti, degli idealisti. Soprattutto io, lo sono ancora, e trovavo ingiusto che tanta gente crescesse, nascesse, crescesse, morisse senza aver mai sentito un capolavoro di quelli che ti arricchiscono in una maniera indescrivibile. E allora il mio scopo era di portare la musica il più possibile ovunque. Quindi avevamo idea di fare dei concerti, di portare grandi nomi, perché volevamo fare le cose molto serie, anche se eravamo in provincia. E nello stesso tempo eravamo molto creativi. La cosa mitica che si ricorda è il Quartetto Italiano. Il Quartetto Italiano adesso uno lo studia nella storia, ma a quel tempo era come parlare, non so, di avere Ronaldo, cioè personaggi di questo genere che veniva a giocare non a San Siro, non diciamo nel grande stadio, ma veniva a giocare alla comunità d'arte. E la cosa bella di quel concerto del Quartetto Italiano è che la metà del pubblico almeno era del pubblico curioso, no? Che non era mai stato a un concerto di quel livello. Sì. No? Costretti alla convivenza si sono contaminati, no? Il teatro ha contaminato la musica ha contaminato il teatro, gli artisti hanno cominciato a fare delle scene per il teatro e quindi a lavorare anche su questa cosa. Un gruppo teatrale che si chiamava La Prova è arrivato a Villa Sormani nel 1972 e ha provato e poi dato a Villa Sormani uno spettacolo di Bertolt Brecht che si chiamava L'eccezione e la regola. Le persone più importanti che poi hanno trascinato il gruppo negli anni seguenti, gli anni che sono venuti dopo, erano Brunella Bracardi, Giovanni Bacigalupo, che era anche il regista di questi spettacoli, e Tony Stanley. Io già collaboravo un po', ero amica dei pittori, per cui frequentavo già Villa Sormani e sono andata a vedere L'eccezione e la regola. E alla fine dello spettacolo sono andata da Giovanni Bacigalupo, che mi sembrava la persona più autorevole, e gli avevo proposto di dare lo spettacolo anche in altri posti, per esempio ai ragazzi delle medie, e lui mi ha detto perché no, e poi ha detto ma perché non vuoi venire a recitare con noi, e infatti sono entrata nel gruppo e ho provato con loro, e alla fine del 72 abbiamo dato alla cantatrice calva, dove io ho recitato per la prima volta e mi sono divertita moltissimo. Poi dopo la cantatrice calva il gruppo ha continuato con dando Fuenteovejuna di Lope de Vega, cioè, e poi perché voleva dare sia dei testi classici ma anche testi di autori contemporanei importanti. Per cui dopo Fuenteovejuna abbiamo fatto uno spettacolo di Pinter che si chiamava Il calapranzi e un testo di Hampton che si chiamava Mutatis Mutandis. L'anno dopo, mi pare nel 75, abbiamo fatto forse la nostra cosa più importante, che era un testo di Bertolt Brecht, Terrore e miseria del Terzo Reich. Questo spettacolo era piaciuto moltissimo, l'abbiamo dato tantissime volte a Villa Sormani, l'abbiamo dato anche in varie scuole a Monza e a Milano. Praticamente non c'era quasi nulla, magari bastava un manifesto sullo sfondo, un tavolo con delle sedie, quindi proprio la massima semplicità. Si lavorava sui costumi, cioè magari in Fuenteovejuna, dove praticamente non esistevano quasi scenografie, però i costumi cercavano di richiamare il periodo del Seicento in cui era stato scritto il testo. sceglievamo dei testi molto semplici da rappresentare, perché praticamente noi recitavamo su un palcoscenico piatto, vuoto, quasi con nulla. Non è che tutti recitassero, io ho fatto molti costumi, disegnati e cuciti anche molti costumi, poi tutti quanti dipingevamo insieme le scene, io ho fatto le luci. I nostri spettacoli, soprattutto alcuni, come dire Fuenteovejuna, Terrore e miseria del Terzo Reich, La battaglia di Bettolino Freddo, sono piaciuti moltissimo al pubblico, per cui noi quando programmavamo le rappresentazioni le programmavamo più che altro per 3 fine settimana successivi, però spesso c'era tutto esaurito, non c'era posto, e per cui il comune ci chiedeva di continuare finché il pubblico era soddisfatto di quello che vedeva. Dal secondo anno in cui abbiamo fatto delle cose a Villa Sormani non si è più chiamato La Prova, ma si chiamava Collettivo Teatrale di Brugherio, cioè conosciuti come CTB quando si girava. Quindi quel periodo è stato sicuramente un periodo molto, molto importante per Brugherio, e bisogna dar atto che la lungimiranza degli amministratori di allora aveva reso possibile un'esperienza che era importante. Se a garanzia dell'intervento pubblico non ci fosse stato Luciano Rossi, ma un qualsiasi altro di noi, avremmo teso a chiudere, a fermare, a dire state attenti, non creiamo troppo. Invece Luciano ha insegnato a me e ad altri amici, ha insegnato a me e ad altri amici cosa vuol dire proprio il senso della libertà, della democrazia, del potersi esprimere liberamente, eccetera. È stato molto abile, una persona davvero eccezionale, l'ingegner Rossi, a tessere proprio questo colloquio tra amministrazione comunale, l'Enea Stanzani, che era, e i familiari anche. E questo è stato un fatto importante, perché se le cose sono girate in un modo piuttosto che in un altro, e anche per chi garantiva, diciamo, l'intervento pubblico aveva questa forte fede nella positività del confronto aperto, libero, eccetera. Noi eravamo molto spinti dall'ingegner Rossi, ecco, vorrei ricordare Luciano Rossi, che era stato presidente della biblioteca e soprattutto assessore al bilancio. Lui aveva appoggiato molto questa cosa. E si sperava che poi, il nostro sogno era che il comune acquistasse questa villa per farne un centro di cultura brugherese. Avremmo potuto, dopo il 75, in cui si cominciava a pensare qualche strategia più a lungo, di più largo respiro, si sarebbe dovuto pensare che l'ente locale poteva farsi carico di questa continuità, ma questo non c'era, anche perché ci sono stati cambi di amministrazione molto importanti. Lì non c'è stata la capacità di prendere quell'esperienza di Villa Sormani, riuscire a dargli degli spazi anche diversi, perché la villa era molto complicata da essere gestita, quel piano lì, e non c'è stata appunto questa visione, che per fortuna però è andata avanti con la biblioteca, e con la biblioteca sono andate avanti anche altre cose, insomma. Finita la comunità d'arte, io e Marangoni abbiamo aperto lo studio Tre Re, siamo stati un certo periodo, poi dallo studio Tre Re ho aperto una galleria, si chiamava Galleria Lascaux, e dove è nato anche... E lì, ecco, lì è un po' la continuazione della comunità d'arte, intesa un po' come, non solo come arte, ma anche, non so, arrivavano persone che si interessavano non solo di Brugherio, tra l'altro, di altri argomenti, che poteva essere giornali, per esempio abbiamo fatto un giornale, quindi in un ambito più sociale, l'arte ma in un ambito più sociale. Noi ci siamo soltanto staccati perché avevano bisogno proprio di porre le opere nostre e poterle vendere. I pittori avevano la loro carriera e quindi ci siamo... E poi con loro, a parte quello dell'inizio, che vi ho fatto vedere, non è che abbiamo fatto grandi collaborazioni. Sì, se c'erano le loro mostre, il nostro pubblico era invitato a guardarle. Però dopo ci siamo proprio separati, per tanti, tanti motivi. Tantissime incomprensioni, problemi politici, di tutto è successo. Proprio l'altro giorno la signora Giuliana Piseri ha confermato quello che pensavamo, che suo marito, quando ha avuto l'idea della scuola, è stato influenzato da questa atmosfera che c'era stata a Brugherio. Quindi anche la scuola sotterraneamente può essere un frutto del nostro seminario. Poi in seguito abbiamo smesso di fare teatro e ognuno ha fatto lavori diversi. Io per esempio con Bacigalupo abbiamo aperto una libreria dove in questa libreria organizzavamo anche delle cose. Abbiamo organizzato, lui ha fatto la regia di una serva padrona nel giardino di un nostro cliente. E poi ha fatto nascere delle amicizie, guardi, le voglio ricordare, sua mamma, la mamma di Sonia, Anna Mosca, suo marito Giancarlo Mosca, che è stato uno dei miei più grandi amici, Romano Gargani, anche lui amico, proprio amico, con la maiuscola, mia sorella, chissà quanti ne dimentico. L'abbiamo fatta, era un sogno, ragazzi, non sembrava fosse impossibile, e invece... Quindi grazie all'aiuto soprattutto di questi ragazzi, di tutti noi, però ecco, chi l'ha vissuta vi dirà che sicuramente è stato un periodo quasi magico. Ognuno di noi in qualche modo l'ha continuata questa esperienza della comunità, perché se non ci fosse stata la comunità forse le nostre storie sarebbero state un po' diverse. Della comunità d'arte è rimasto importante perché la voglia, il divertimento di fare teatro era importantissimo. Si lavorava così bene, guardi che non avevamo granché da spartire, insomma, chi si occupava di una cosa, chi si occupava di un'altra, però avevamo il desiderio di trovarci, quindi era proprio bello stare insieme. E lì non può che nascere del buono, ecco, siamo stati fortunati. 220. Io mi ricorderò sempre che ero in bicicletta la sera, stavo andando in biblioteca, mi fermò una macchina con su tre giovani e dice: no, noi veniamo da Sesto, ma cosa c'è questa sera a Brugherio? E dico: ma c'è una mostra, comunità d'arte, e lì ah sì, sappiamo dove c'è la chiesina, sì, ecco, allora andiamo a vedere. Ma non c'è, non so, musica o quelle cose? No, questa volta no, c'è dopodomani. E quindi dice: eh sì, perché veniamo a Brugherio senza sapere cosa ci sarebbe stato, perché a Brugherio qualcosa c'è sempre.